Oggi, 4 aprile, è Sant'Isidoro di Siviglia ed è la giornata internazionale contro le mine. Contro ogni norma del diritto internazionale umanitario, le mine antiuomo causano attacchi indiscriminati che colpiscono migliaia di persone ogni anno, danneggiano l'ambiente, ostacolano la ricostruzione e vanno ben oltre i limiti di un conflitto. Il 4 aprile si celebra la Giornata Mondiale contro le Mine, una campagna internazionale promossa dalle Nazioni Unite per dare voce a tutte le vittime. È dal 1997 che si cerca di ottenere la messa al bando di quest'arma. Con la Convenzione di Ottawa, infatti, gli stati firmatari si impegnano a vietare l'impiego, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento delle mine antiuomo, oltre che a distruggerle. L'Organizzazione delle Nazioni Unite sta cercando di collegare l'azione contro le mine con piani più ampi di sviluppo per promuovere allo stesso tempo le produzioni agricole, rafforzare le infrastrutture, migliorare l'approvvigionamento idrico e fornire istruzione e servizi sanitari migliori nelle aree più tormentate da questo problema.